ad un passo da te. Continua incessante il lavoro dei ricercatori in Italia per contenere l'invasione dell'insetto alieno che procura ingenti danni ad oltre 300 specie di colture. La cimice asiatica è uno dei primi problemi in agricoltura, il fitofago, che è da contrastare osservando le linee guida dedicate alla transizione ecologica, dove è presente fa registrare ancora carenze produttive importanti. Il monitoraggio sul territorio nazionale si confronta con gli studi internazionali che segnalano nuove invasioni a fronte di una lotta condivisa. E qui si dimostra vincente l'esperienza nata dai progetti di studi e ricerche italiani. La cimice asiatica rimane a tutt'oggi uno dei problemi chiave chiaramente di moltissime colture. Prima era solo delle colture frutticole, fra queste di alcune in particolare come il pero o alcune drupace. All'oggi si incomincia ad avere qualche problema anche su altre colture, sia di carattere estensivo, che magari sono più difficilmente calcolabili i danni, come la soia, per fare un esempio, ma anche sul pomodoro. La cimice è comparsa prima rispetto all'anno scorso, una decina di giorni prima circa, già avevamo le prime uova nell'ultima decade di maggio ed è stata in crescita durante la prima parte dell'estate. Poi ha avuto una sorta di interruzione nel suo sviluppo e ha ridotto quindi la sua presenza, che si è mantenuta a dei livelli leggermente inferiori rispetto alla media degli ultimi due anni. Probabilmente in questo hanno inciso molto le elevate temperature che si sono registrate durante i mesi di fine giugno, luglio e fino a circa la prima decade di agosto. Attraverso i progetti che stiamo sviluppando sono andate avanti chiaramente le sperimentazioni e sul sito è rimasto attivo l'aggiornamento costante durante tutta la stagione affinché chiunque potesse andare a controllare. Sono nel frattempo andate avanti anche alcune indagini legate ad alcune nuove metodologie di difesa. Ne cito una ad esempio, la cattura massale, dove c'è sicuramente una risposta significativa in termini di abbattimento della cimice. Parallelamente sono andate avanti anche i programmi di lotta biologica. In Emilia-Romagna in particolare sono stati fatti anche quest'anno 300 lanci inoculativi del parassitoide Trisolcus japonicus, noto anche come Vespa Samurai. Ovviamente parliamo di lanci inoculativi e quindi non possiamo aspettarci di avere dei risultati di abbattimento della popolazione in senso lato in tempi brevi. È stato svolto proprio la settimana scorsa un convegno organizzato dallo IOLBC in Spagna, dal nome Ferrofruit. E fra i diversi argomenti trattati sicuramente la cimice asiatica è stato uno dei prevalenti. Stanno incominciando ad accusarlo anche in altri paesi europei e stanno guardando le nostre esperienze chiedendo collaborazioni con noi proprio per condividere anche loro le esperienze che noi abbiamo già iniziato a fare qualche anno fa e prima di noi chiaramente gli americani. Largo utilizzo della soia da mame nel piatto tipico della cucina havaiana. Il poké, diventato ormai un food trend mondiale, tanto da raggiungere in Italia un fatturato di 328 milioni di euro e 378 erano le pocherie nel 2021, salite oggi a circa 820. La soia da mame necessita di zone particolari di coltivazione e una professionalità consolidata. Nonostante le criticità del momento, le aziende agricole più strutturate confermano le programmazioni culturali. Qua siamo in provincia di Mantova, la SAU che coltivo è circa di 200 ettari. Frumento, mais ad utilizzo alimentare, ovvero umano, riso, sia carnaroli che vielone nano e soia e damame.
Tutto sommato, visto l'annata che c'è stata, problemi, temperature e soprattutto siccità, la produzione della soia e da mame mi ha dato ottime soddisfazioni, dovute anche al fatto che grazie al consorzio di bonifica che qua c'è, cioè il consorzio di bonifica territori del Mincio, ci ha sempre garantito l'acqua, quindi sono riuscito ad innaffiarla diverse volte nei momenti più critici per la coltura. La soia da mame mi è subito piaciuta sia per il tipo di coltura che per la mentalità che ha Orogel, che è un po' quella che contraddistingue anche i miei valori in azienda, ovvero approcciarsi sempre al mondo agricolo in maniera integrata. Per coltivare un prodotto d'eccellenza non bisogna improvvisare, nel senso che tutte le lavorazioni vanno programmate a modo. Già in questi giorni, che siamo a fine settembre, abbiamo già stabilito i terreni che vanno dedicati in questo caso la soia da mame. Una volta che il letto di semina è preparato a modo, si procede con la semina. Una semina di qualche centimetro sotto la superficie, con una buona umidità, fa sì che il seme di soia germini in maniera ottimale. L'areale della soia da mame è limitato, soprattutto in Italia, perché richiede terreni di medio impasto, con buona fertilità, e poi soprattutto uno dei valori di Orogel, la distanza di approvvigionamento alla fabbrica. Il sistema cooperativo, secondo me, in agricoltura è una soluzione vincente. Far parte di questo circuito, di questi soci Orogel, è un fattore importante per il singolo agricoltore, perché non si interfaccia direttamente sul mercato. Quando si fa parte di un circuito di soci, la mentalità cambia. Ci si confronta con altri colleghi, si cerca di condividere insieme pregi e difetti della coltura, dell'annata, e si danno degli spunti per migliorarsi continuamente. Io ho basato tutta la mia vita sulla campagna e mai rinnegherò questa scelta. Io sono perito agrario, poi ho proseguito gli studi alla Cattolica di Piacenza laureandomi in agraria, quindi sono iscritto all'ordine dei dottori agronomi di Mantova. E nonostante questo, il mio lavoro è l'imprenditore agricolo. È un qualcosa che uno ha dentro, che probabilmente non riesco a trasmettere con delle semplici parole, però io la mia scelta di vita non la cambierò per niente al mondo, neanche dopo quest'ultimo anno, che ricordiamocelo, almeno in provincia di Mantova, credo che sia stato uno dei peggiori per tutti i rischi climatici che ha portato quest'ultimo anno. Scioperi e manifestazioni per il clima in varie città italiane cercano di mettere al centro delle politiche nazionali discorsi sulla crisi climatica. In campo anche molti agricoltori per scongiurare anni come il 2022, che si classifica fino ad ora in Italia come il più caldo mai registrato. I referenti del settore primario chiedono interventi di manutenzione, risparmio, recupero e riciclaggio delle acque, con le opere infrastrutturali per scongiurare problemi di produzione e garantire le coltivazioni necessarie alla dieta alimentare della popolazione, dai cereali ai legumi, passando per tutte le varietà di ortaggi. Quest'anno l'annata dei piselli è stata abbastanza impegnativa a causa del grande caldo, soprattutto dei primi mesi di maggio, fino a continuare con tutto giugno, e quindi l'annata non è stata la migliore. Tutte le semine che avevamo fatto partendo da gennaio, con varietà tutte scalari, in modo da essere raccolte gradualmente, è saltato tutto e quindi ci sono mucchiati diversi ettari, e questo ci ha veramente penalizzato. Con la soia da mame invece gli agricoltori sono riusciti a irrigare regolarmente e quindi, insomma, abbiamo avuto discrete soddisfazioni. Ora, il fagiolo borlotto che vedete qui, quest'anno generalmente i campi sono piuttosto belli. Vengono seminati solitamente i primi di luglio e vengono raccolti tra fine settembre e tutto ottobre, finché ce n'è. Quest'anno non abbiamo tantissimi ettari perché l'acqua nei canali non è stata garantita da parte dei consorzi di bonifica, e quindi diverse aziende hanno deciso di non fare secondi raccolti, o comunque di non fare ad esempio questi raccolti che hanno bisogno di molta acqua, di almeno 3, 4, 5 irrigazioni in base
in base al periodo, in base alla stagione. Questo è un fagiolo di pezzatura molto grossa, che viene venduto nelle buste tal quale. Presenta delle belle striature bianche e rosse, fa una buona produzione. Come ciclo culturale circa 75-85 giorni, dipende sempre dalla stagione. Praticamente è tutto borlotto residuo zero. Noi cerchiamo di tutelare l'ambiente, se iniziamo a trattare male l'ambiente, la terra e i lavoratori, rimaniamo senza. Ismea rende noto che l'Italia è tra i paesi che maggiormente contribuiscono all'invecchiamento della popolazione europea e nelle aree rurali il numero dei giovani si è quasi dimezzato negli ultimi 10 anni. I dati dell'ultimo censimento dell'Istat mettono in evidenza però alcune peculiarità dei giovani agricoltori che fanno impresa, ovvero una maggiore competitività, capacità di innovare, di fare rete, di diversificare le fonti di reddito e produrre valore nel territorio. Mediamente i giovani sono più formati, le aziende da loro condotte sono più grandi e il loro livello di digitalizzazione è elevato. In prima linea anche nel modello di agricoltura multifunzionale, come nel caso della produzione di energie rinnovabili o agricoltura sociale. In continuo movimento su questo fronte la cooperativa Apora Gruppo Orogel nelle zone vocate all'agricoltura della pianura padana. Ci troviamo a Nosedole di Roncoferraro. Mio papà, lui ha rilevato l'azienda di mio nonno nel 2014. Io è da 3 anni che ho finito l'agraria, ho fatto 5 anni di agraria e mi sono dedicato all'agricoltura. Siamo un'azienda che lavora circa 100 ettari di terreno. Facciamo diverse culture cerealicole e anche orticole. E adesso stiamo effettuando la trebbiatura del riso. Questo qui dietro di me è il Carnaroli, qualità Carnaroli. Noi facciamo 2 qualità, Vialone Nano e Carnaroli. Facciamo anche le barbabietole da seme, piselli, fagioli borlotti. I raccolti sono tanti, però se c'è passione alle spalle con pazienza, perché serve tanta pazienza, determinazione, e alla fine se il risultato è ottimo è anche tanta tanta soddisfazione, ecco. Se riesco a evitare, diciamo, agenti atmosferici, in particolare la grandine, i fagioli sono molto belli quest'anno e spero di farne, anche perché se non ne faccio quest'anno non li faccio più. Li ho seminati all'inizio di luglio, ho effettuato 4 irrigazioni, c'è stato tanto secco quest'anno e sono quasi pronti da raccogliere, manca una settimana ancora. Qui ci sono stati dei grossi problemi di acqua, soprattutto in risaia. I canali erano asciutti e quindi non riuscivo a mettere l'acqua in risaia. Da un fosso presente in Capezzagna sono riuscito a travasare l'acqua nella parte sotto e poi ritravasare l'acqua nella parte sopra per far arrivare l'acqua a dove mancava. Cerchiamo sempre di fare il possibile e di fare in modo che i consumatori riescano, insomma, a mangiare prodotto italiano e anche sano. Le spese sono tante, quindi mi auguro di ottenere dei buoni risultati dai raccolti. Io la cooperativa la intendo come un gruppo di agricoltori, ecco, che insomma lavorano insieme in modo da incrementare di più o di portare un ulteriore fattore produttivo nell'agricoltura. E mi è sempre piaciuto lavorare la terra, aiutare gli altri, e penso che aiutare gli altri sia il principio e sia la prima cosa, ecco, perché noi lavoriamo e quindi cerchiamo di ottenere il miglior risultato possibile in modo che da avere soddisfazione, ma anche aiutare le persone, insomma, che magari hanno avuto delle difficoltà, ecco. Più bello di così, insomma, non si può, dai. Ad un passo da te.